A dispetto della poliedrica personalità e attività di Dino Villani, qui ottantenne, la sua annotazione caratterizzante fu di gran lunga quella del comunicatore. Con Villani ci troviamo di fronte ad un autentico pioniere e maestro delle pubbliche relazioni e della pubblicità. A soli 18 anni Villani è cofondatore e vicepresidente del Circolo di Cultura di Suzzara. La nostra storia comincia proprio qui, a Suzzara, nel Mantovano, e più precisamente alla stazione ferroviaria, ove nel 1916, sull'esempio del padre, intraprende un lavoro impiegatizio. Licenziato ingiustamente nel 1923 per una legge fascista, esordisce sulla Riviera Romagnola per l'inaugurazione di un albergo della famiglia Bertazzoni. Al 1930 risale il suo approdo a Milano e l'iniziazione al giornalismo tecnico a fianco di Guido Mazzali con l'Ufficio Moderno e poi con Linea Grafica, un'attività che è già di per sé comunicazione, ma che lo diviene doppiamente quando la materia trattata è l'arte e la tecnica di comunicare. Nel 1934, responsabile della pubblicità della Motta, è autore di campagne memorabili, avendo anche l'abilità di avvalersi della collaborazione di comunicatori eccellenti nell'arte grafica. Basta citare appena tre nomi: Sepo, Cassandre, Carboni. Il panettone diviene il dolce nazionale e lo ritroviamo prima al Vittoriale, poiché D'Annunzio lo inviava agli amici per Natale, e poi al Giro d'Italia, un panettone di 15 kg. Come si vede dalla copertina di Match, diviso fraternamente fra i vincitori. Un cenno appena ad una iniziativa di grande valore sociale e comunicazionale vige ancora oggi, il premio Notte di Natale, definito poi Premio della Bontà. Una conferma di quella che abbiamo appena battezzato come comunicazione attiva. Ed eccoci al sodalizio Villani GVM, durato in varie forme per quasi 20 anni. Un periodo eccezionale di fertilità inventiva, sia in campo pubblicitario vero e proprio, sia in quello delle iniziative delle pubbliche relazioni, alcune delle quali diventeranno ben più di fatti di cronaca, tanto da essere capaci di influenzare il costume nazionale. Da un concorso a favore di un dentifricio, 5.000 lire per un sorriso, nasceranno a catena una serie di iniziative organizzate in tutta Italia. Dopo la guerra il concorso si chiamerà Miss Italia e nonostante le contestazioni di moda ancora oggi continua. Questo titolo ha offerto alla cinematografia internazionale attrici di fama, dalla Rossi Drago alla Lollobrigida, da Gianna Maria Canale a Silvana Pampanini, a Lucia Bosè, a Sofia Loren, a Silvana Mangano. Non occorrono certo commenti per illustrare la forza comunicativa che Villani ha saputo scatenare con questi avvenimenti. Celebri attori, registi, scrittori e scultori facevano parte delle giurie e fu perfino girato un film che aveva per titolo Miss Italia. Comunicatore lo è stato anche evidentemente con i suoi libri, una trentina, con l'insegnamento che ha professato senza limiti di livello, da quello popolare a quello specialistico ed universitario. Per 14 anni ha tenuto all'Università Bocconi di Milano un corso di preparazione per dirigenti aziendali. Comunicatore anche con iniziative benefiche e di vario genere, da San Valentino alla Sposa d'Italia alla Festa della Mamma. E troviamo ora proprio fra le sue mani il volume Arte Pubblicitaria 1900-1933, pubblicato in occasione del congresso della pubblicità a Roma e Milano. Egli fu anche estremamente polemico per certo conformismo ottuso e ordinò una mostra internazionale del manifesto e del bozzetto rifiutato, fra questi anche un manifesto del celebre Dudovic. Ad alcuni spettatori non più molto giovani non può certamente sfuggire il ricordo della popolarissima signorina Grandi Firme dell'indimenticabile Boccasile. La sua intensa vita associativa nell'ambito pubblicitario e delle pubbliche relazioni lo ha visto impegnato per mezzo secolo in ruoli nei quali ha potuto incidere storicamente nello sviluppo delle professioni, che per antonomasia sono di comunicazione.
né può essere taciuto il suo serio lungo impegno a favore dell'affermarsi di principi e norme etiche nella pubblicità, nonché della loro applicazione ai casi di trasgressione, per la cui attuazione ha operato intensamente in posizione di responsabilità dal 1963 sino a 3 giorni prima della sua scomparsa. Basta un breve passo per portarsi nel campo del turismo, al quale, come per gli altri settori ricordati, era attratto da un interesse personale, prima ancora che di tipo professionale. Ed ecco il suo premio internazionale del Manifesto Turistico e la mostra biennale ai Giardini Pubblici di Milano dei manifesti premiati. Anche in questo campo ha realizzato, fatto conoscere ed apprezzare iniziative delle quali ne citiamo solo un paio: la fondazione dell'Associazione degli Amici del Po e il concorso nazionale di pittura Il Nostro Po. Ma la propaganda turistica non è solo legata alla storia, all'arte e alle bellezze naturali. Esiste anche un risvolto pratico che non può essere trascurato: la buona tavola, dall'arte pittorica a quella della cucina. Nel 1953 fu cofondatore, con Orio Vergani ed altri, dell'Accademia Italiana della Cucina, alla quale si possono ricollegare una famosa mostra sul tema L'arte e il convito e un altrettanto famoso pranzo gonzalesco ricco di 30 portate storiche, organizzato per valorizzare la grande mostra del Mantegna tenutasi a Mantova. Nel 63 la creazione dell'Unione Ristoratori del Buon Ricordo, attiva ancora oggi, che dona ai clienti un piatto con l'illustrazione della pietanza servita. Questi piatti hanno addirittura creato un fiorente collezionismo in Italia e all'estero. Come sempre Villani aveva visto giusto. Un altro campo attraverso il quale possiamo dire che la comunicazione creata da Villani ha avuto incisivi effetti è quello dell'arte. È il caso di citare il premio di pittura Suzzara, protrattosi per un quarto di secolo ed ora rinato. Oltre alla raccolta di 400 significative opere, contribuì soprattutto a dare vita, come attestano gli esperti, al neorealismo italiano. Tra le raccolte personali di Villani, collezionista, è nota quella dei piccoli dipinti, illustrati nel volume 800 pittori allo specchio. Vediamo opere di Anna Salvatore, Guttuso, Lilloni, Savinio. Nella raccolta troviamo, tra l'altro, una battaglia di galli di Ligabue, la punta della dogana di Arturo Tosi e una natura morta di De Chirico. Ma tanto amore per l'arte non è stato soltanto platonico, seppure ardente. Villani lo troviamo pittore, disegnatore e incisore. È stato insomma un artista in prima persona. Le sue opere sono di vari periodi e di tecniche diverse. Mammina, Mulino sul Po una volta, Il Castello di Mantova, Barconi sul Po, Pescatore, Contadino. Paesaggi e gente della sua terra che non ha mai dimenticato. In conclusione, oggi si parla di comunicazione globale, integrata. Bisogna riconoscere che ben prima di arrivare a queste formulazioni, la poliedrica personalità di Dino Villani, con decenni di anticipo, aveva già realizzato ma anche trattato sistematicamente tutta la materia, della quale i più ne ignoravano quasi l'esistenza. La pubblicità e i suoi segreti è un'opera scritta da Villani nei 3 anni precedenti la fine della guerra, ossia in un periodo praticamente privo di contatti con i paesi nemici, allora all'avanguardia nel settore della comunicazione. Eccone alcuni contenuti. Bisogna essere convinti per persuadere gli altri. La pubblicità serve ai buoni prodotti, ma uccide quelli che non lo sono.
Sul prodotto bisogna raccogliere tutti i dati, le notizie e le prove. La pubblicità che rende ribassa i costi e i prezzi. Villani anticipa teorie, concetti, tecniche che si sarebbero progressivamente diffusi nei decenni successivi. Il tutto espresso con la nostra madrelingua, in maniera semplice, sostituita oggi dal linguaggio tecnico inglese, più di moda forse, più sofisticato, ma identico nei contenuti. La nostra morale, infine, è semplice. Nella società di oggi bisogna saper creare nuove situazioni e difenderle, perché la torta dei consumi è sempre più...